ragazzi, un po' di fiatone oggi, eh. Ma come mai? Che è successo? Perché ho appena finito una tirata col Cayenne sulla superstrada Milano-Meda. Sì? Ho toccato i 3,20 all'ora. Ma no, ma non può essere. Giuro. Ah, se guarda, vi dico la verità, sarei potuto arrivare fino a 3,50, ma non mi sono fidato perché ero al telefono. Tra l'altro sto guidando con le ciabatte havaiane e quindi sapete, ecco, non va bene, non è così, va bene, ok. Angelo, sì. mi senti un po' triste oggi? Oggi un po'. È l'ultima volta che ci sentiamo fino a settembre. Mi sa proprio di sì, sì. Sono veramente giù. Per l'autunno ho deciso di farvi una bella sorpresa, però, Siamo contenti. Allora, voglio farvi una sorpresa che non vi aspettavate, cioè voglio fare volare il Cayenne. Ma no! Da 3,50 forse si incomincia a riuscire a farlo volare. No, no, l'ho portato alla Boeing a Zurigo e mi stanno preparando le ali da attaccare alle portiere. Ovviamente ho dovuto praticamente arrivare a un compromesso perché io volevo tenere sul divano. Mi sa che aerodinamici mai. No, non va bene. Per problemi di sicurezza mi hanno detto di tirarlo via. Metti perché mi hanno detto Ranzani, mi hanno detto te sorvoli Cantù, metti chi si sgancia il divano, sono cazzi. Lo svizzerotto che mi parlava in tedesco mi ha detto sono cazzen, mi ha detto Ferrari. Dimmi. Segnati che stasera è il compleanno del Gianquinto di Saronno. Ah, Gianquinto. Auguri allora. Sì, compie 40 anni. Anche di Davide Villano, Che salutiamo, certo. Bella notizia, non so chi è, comunque fa niente. Allora, abbiamo deciso di regalargli un Cayenne al Gianquinto, no? Un Cayenne? Sì, facciamo una piccola colletta, siamo in tre. Siamo siamo io, il Corvuzza e il Bubi Caimi. Sì, ragazzi, sono tanti soldi. Oh. Mettiamo 50.000 euro a testa, non se ne parla più, dai. Faccia! Io sono passato col bicchierino della Coca-Cola vuoto a ritirare il grano. All'inizio c'è stato un problema perché il Bubi Caimi voleva mettere solo 20.000 euro perché ce l'avevo in tasca, ce l'avevo in contanti, certo, in tasca. Faccia 20.000 euro in contanti mica sono pochi, Poi perché doveva andare a prendere un telefonino nuovo, aveva i soldi in tasca. Poi il negozio compra. Poi l'abbiamo convinto e quindi niente, tutto a posto. Marco, fate un regalo anche a me allora. Va bene, ok, d'accordo. Vabbè, poi le abbiamo preso due troione dall'Ucraina. Ferro, Ferrari. Ho capito. Visto che sei in carestia, sì. Se viene il compleanno del Gianquinto, ti butti dentro, sì. Magari riesci a portare a casa qualcosa, dai. Marco, io ti ringrazio molto. A proposito, Ferrari, ho saputo che avevi prenotato le vacanze a luglio con la Marion. Anche tu, non ti ci mettere, per favore. Mi hanno detto che l'hai portata in radio a rompere le palle in ufficio mentre l'angelo scriveva. E come due piccioncini avete cercato la vacanza su internet. Va bene, ok. Il problema è che lui è il figlio che ho avuto con la mia prima moglie. Certo. Adesso ha 16 anni e non la vedo da 9 anni. Il problema è che io volevo che diventasse un Ranzani Doc col suo mini Cayenne e tutto, capito? Certo. Vestito bene, jeans Richmond, pettinato. Ma sua madre, quella deficiente, l'ha mandato a lavorare, ma ha rovinato il progetto. Va bene così, E io quando mi dice che fa il benzinaio non riesco ad accettarlo, ma faccio fatica. Ci sono tante persone che fanno i benzinai. Ho capito, ma lavorare con la pompa, dai. Comunque, non è un problema. Comunque avete ragione. Cioè, Omar Ranzani è mio figlio, è il sangue del mio sangue, sì. E non mi importa che lavoro fa, è mio figlio, adesso lo chiamo e non se ne parla più, scusate, faccio in diretta a Radio DJ, che è la radio che ascolto sempre perché è l'unica che si prende quando vado a casa. Pronto? Sono Omar, chi parla? Eccolo qua. Ciao Omar, sono il papi, ti volevo dire... Ti volevo dire? Sì. Diglielo. Ti volevo dire? Diglielo Marco, dai. Ti volevo dire ieri? Marco, diglielo. Te lo dico oggi? Che ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, papà. Senti Omar, sei al benzinaio a lavorare? Papà, sono dalla mia ragazza. Ah, meno male. La sto aspettando fuori dal lavoro. Lei fa le pulizie in una casa di riposo per anziani. Marco,